E Tony, guarda come stai in forma, stai bene? Ma da sempre giro con sto ferro vecchio, però, e cambialo, quando lo cambi? Quando cambia la tua pistola? Ehi, Tony! Ti lascio da soli. Che dici? Stai bene? Ti vedo in forma, ti devo parlare, andiamo un po' nello studio, dai. No, parliamo qua. Parliamone qua. Allora? E va bene, come vuoi tu, figlio mio. Niente, ti devo chiedere un favore. Se uno dei tuoi soliti lavoretti, fallo fare pure a qualcuno dei tuoi scagnozzi. No, signore, figlio mio, si tratta di tuo fratello, di Gino. Gino? Sì, Gino. Dove? In Italia. Dopo la storia di Stagliano, l'ho mandato appunto in Italia, aspettando che le acque si calmassero. Almeno là la possibilità di riparare la cazzata che ha fatto. Gino, in Italia? Sì, in Italia. Si tratta di uno scambio, nulla di complicato. Solo che io voglio che tu sia presente per controllare la cosa. Onde evitare che tuo fratello Gino combini altre cazzate. Capito? Come sta? Tuo fratello sta bene. E chi? Vabbè, farò questo lavoro, ma solamente per Gino. Certo, Tony. Io lo sapevo, altrimenti non ti avrei chiesto niente. Il tuo aeroplano parte domani mattina alle 5. Troverai i biglietti a terminal. E poi è da un po' di tempo che manchi dall'Italia. So. Ok, vado. Tony, se solamente potessimo parlare un po' più tranquillamente, io vorrei spiegarti... Ci abbiamo già provato, è inutile. Tony... Divertimenti, non manca niente, veramente, Don. Ma tu invece ti vengono un po' strano, ma che? Minchia, ma sta fronte sempre più alta, Allora, fratello, un sacco di tempo che manca dalla Dania, eh? 7 anni. Lo sai perché sono qui? C'è nata una mezza cosa, papà fa telefono, uno scambio, non capivo bene. Comunque, donna, te volevo ringraziare per il fatto che sei venuto, anche perché per questo periodo di difficoltà che ci sono state fra te e papà. Ci ha parlato la persona, tu? Purtroppo. Minchia, donna, io non ti capisco. Papà ci avete, fattia. Ti metterebbe a capo dell'organizzazione anche domani, se tu lo volessi.
proprio questo è il punto. Io non lo voglio. Ho passato anche troppo tempo a fare cose che non volevo fare. Poi che cazzo ti è saltato in testa di andare a far fuori Stagnano? Minchia, anche tu con sto fatto da Stagnano, Tony. Che ti erano fare a botto fece bottana internazionale che c'era. Ma se tu vedi come ha ridotto a Chilo Franco, Francuccio smezzuto, che l'ha ridotta che quando abbiamo portato all'ospedale. Un dottore, vista la radiografia, mi ha domandato a me se era un nuovo tipo da pazzo. Hai capito? E soltanto perché aveva accompagnato la fidanzata a casa da una discoteca che era rimasta a piedi. Perché era piena da cocaina che non si capiva più neanche lei dove stava. E dopo tutto fa leggere su questo fatto da Stagnano, Stagnano, eccetera. Ma nessuno non sa bene come è andato fatto. E mo tu voglio raccontare a te, Tony. Tu racconti. Stiamo a sapere. Gino Casalosa. Vieni, vieni avanti, vuoi favorire? No, grazie. Come va da queste parti, Casalosa? Sono venuto perché l'incidente avevo corso a uno dei miei. Francuccio Smazzotto, tu ricordi? Chi non merita, me lo ricordo. Quello è fortunato se è ancora vivo. Ma come si fa? Accompagna a casa Voglione a me e gli dà il bacio della buonanotte in bocca. Casalò, io non lo so tu qua cosa sei venuto a fare, ma dico una cosa, quello deve ringraziare Amarone o Carmine che vivo ancora. Si convinto o no? Stavo pensando a una cosa. Che cosa? Quanto è brutta forte l'egoismo umano. Che cazzo stai dicendo? È l'egoismo da quando uno vuole fare un giuloso che la fidanzata quando la minchia non lo tira. E poi sta schifezza che ti mettono un naso. È perché la minchia non ti tira. O la minchia non ti tira perché ti tira troppo da sta merda. E qui mi voglio raffare il grande quesito cartasiano. È nato prima l'uovo o la cocaina? Casalò, Francuccio è stato fortunato perché è ancora vivo. Ma tu, sei morto, hai capito che sei morto? Sei morto. Staglia, ma perché tu stai perdendo i capelli da credere che fosse davantato a Bruce Willis? Come fa brutto, sei morto. E tu con il culo a sto stronzo. Che ti pare a te? Legittima difesa è stata, Tony. Ma dopo che c'era uno testo di minchia veramente internazionale. Ma ne che se non acereva con Coronato a poca distanza. Un nipote di Rico Stagliano. Nipote di Rico Stagliano, Tony. Il Stagliano fosse una meglio di Casalosa. Ma c'è insomma che casotto da paura per Stagliano. Famiglia. Ma... E ti preoccupare che papà la mette a posto sta cosa. Ma dimmi da te invece, Tony, in America, dimmi, New York, Broccolino. Te vince ancora a New York. Ma qualcosa. Ecco Catherine, come no? Ultimamente abbiamo avuto dei problemi. Vuole diventare procuratore distrettuale. I film erano proprio sempre qua e portano, ah! Non te la faccio. Madonna, qua è bella. Donna, ti ricordi quando venivamo in vacanza che la mamma ci portava qua e c'è tante mamma sereni, felici? Non è cambiato niente, sempre così. Tony, tu volevo dire, ho conosciuto due ragazzi. Non sono due angeli, ma sono fidati e dopo mi sono pure affezionato una volta. Ma ti volevo far conoscere stasera che andiamo a cena insieme. Non gli avrai mica detto di noi, spero. Non è che ti sei impazzito. Certo, gli ho fatto capire, gli ho accennato qualcosa, insomma. Gli ho fatto capire che non siamo proprio dall'FBI, ecco. We'll be right back.
Oggi è giorno di chiusura, ma proprio dare un amico mi fa entrare, vedrà che qua sta tranquillo. Ciao Ruggero, ti va bene? Ti voglio presentare mio fratello, Tony. Senti, ragazzi, vi arrivate, sono? Sono da su. Ci vediamo dopo. Andate e arrivo su. Diabolico è uno che si è fatto su a Cici, non lascia mai niente a caso. Poi deve avere anche un casino di soldi, Ah sì? Eh sì, una volta che si è preparato già, tutto deve essere guadagno. Ottima deduzione, Cici, veramente ottima. Hello guys! Vi presento mio fratello Tony. Tony, questo è Leo e questo è Cici. Fratello ci ha fatto una testa così pure di parlare di te. Gino. Gino è il mio fan numero uno, ragazzi. Non sono mai riuscito a contenere il suo entusiasmo. Figlia, Madonna, in gamba, ragazza, c'è poco da fare. Mica non c'è una cosa che non sapesse fare, è poi un artista. Soltanto che papà invece ti faccio da vincere in tele, ci faceva da vincere in banco, no? Vai Gino. Forte. Non ho tornato che la taglio quella linguaccia. Come mai Tony te non è quel terribile accento di tuo fratello? Ma che chissà, Tony l'ha pigliato dalla mamma. Ah mamma è veneta, da un paesino qua vicino. E poi lui è Columbia University. E io invece sono Brooklyn High School. E poi a New York frequentava sempre quell'ambiente di gallerie, i musei, invece i gallerie scavavamo sotto in banca. No, no, sì, sì. Sì, sì, sì. E voi non avete qualche mirabolante avventura da raccontare? Beh, ci sarebbe qualcosa, ci sarebbe qualcosa, dai, Cici, dai, racconta, digli, non stai a essere timido, Cici, diglielo, dai. Abbiamo appinato un cinema. Un cinema? Un cinema? Digli come, Cici. Con una pistola d'acqua. Due veri gangster? Peccato che hanno scelto l'unico giorno con un biglietto di cinema era mandato a prezzo. No, non vedeva buono. Ecco, bravo Rogero, sei venuto. E adesso ragazzi, un po' di sana cucina italiana. Che ne dice Don? Che dico? Dico che è la cosa più sensata che ho sentito dire oggi. Allora a Tony, a saluto. A Tony. Evviva. Evviva. Sono io. Tu? Come hai fatto a trovarmi? Non è stato difficile. Ho un affare da proporti, proprio lì in Italia. Sì, non tanto lontano da dove ti trovi ora. Ho chiuso con quel lavoro, dovresti saperlo. Tu lo esegui e io ti faccio avere l'affidamento di tuo figlio. Allora? Voglio avere prima l'atto del tribunale, ok? Lo avrai, assieme alle istruzioni. Dormiva sempre in America. Dai, Tony!
sveglia! Dai che andiamo a vedere i vecchi posti, dai, sveglia! Ma che bella giornata! Minchia, che giornata! Apposta mi sono alzato presto stamattina, ma devo sbagliare! Forza! Ma che ore sono? Ma è tardi! Dai, andiamo a vedere i vecchi posti, da quando eravamo piccoli, apposta. Mi sono sbagliato presto che facciamo tutte le cose belle, tranquille e sistemate. Zino cazzo, ancora il fuso americano? Eppure infatti Maragana te l'ho preparata la colazione. Uova, bacon, succo d'arancia. Che a tu cazzo manca? Niente pancakes. Ma sono dimenticato un sciroppo d'acero. Fantastica, no? Ti ricordi quella volta che mi sono fatto tutto il campo per la piede, hanno scattato 4-5 che ancora stanno pensando che è successo, che non ci hanno capito niente. E proprio là, io all'incrocio dell'aria piccola, ho tirato chilo soluro che si è stampato perfettamente sotto all'incrocio dei pali. Tu ricordi, no? Io mi ricordo di quella volta che si è fatto tutto il campo senza palla al piede per dare un cartone in faccia all'arbitro. A chi? A quello cornuto, principe dei cornuti, capostipite di tutta la razza di arbitro cornuti, che era manca a metà di quello che si ammaratava. Comunque ci siamo divertiti, dai qua, abbiamo fatto delle belle estati. Papà stava a casa, facevi solo scaffari, la mamma ci faceva fare quello che volevamo. So, la mamma, è ancora lì? Andiamoci. È nata e qui ha voluto essere sepolta. Lei ci capiva, Tony. E francamente a chi avrei potuto essere una persona diversa se... Ad ognuno il proprio destino, Gino. Papà è diventato quello che voleva, la mamma l'ha seguito. Tutti pagano il loro prezzo. È così che vanno le cose. Senti, Tony, ma pensi che papà mi riprenda con lui quando tutta sta storia sarà finita? Ma se anche non fosse, Gino, ma è così dannatamente importante per te essere il figlio del boss? Tony, ma che mi metto a fare io? Mo adesso, ma che mi devo mettere a aprire una pizzeria a Brooklyn? Ma che devo aprire a giostra a Coney Island? Ma molto meglio essere una star del crimine organizzato. A star? Tu tieni i soldi, un potere, un nome da difendere, i film, i divertimenti, un rispetto dei compari. Finché un giorno ti sbattono dentro, allora finisce tutto. Vabbè, vorrei dire che quella volta sempre cose pessimiste che deve vedere tu, sempre cose tutte nere. Vuol dire che quella volta verrò con te a fare quello sogno che inseguita tanto, a venire all'isola che dici tu, con un pittore Van Gogh. Gauguin. Ecco, tu dipingi tutto il giorno con Gauguin e mi metto sotto all'ombrellone con la pigna colata e filmano locali, che non devono essere male. Perché non ti piacerebbe? Come? Mi piacerebbe tantissimo, sai che ti dico? Minchia, fra 20 anni tutta la Polonese da compro. Tutta la Polonese. Andiamo. Mamma. Cioè, mamma, non ti preoccupare, mi occupo io da domani. E così lui torna a casa, mi dico, e trova la moglie proprio col suo migliore amico. Allora esclama: Harry, come hai potuto farlo? E la moglie è pronta: ma di che cosa ti lamenti? Non l'ha mica fatto a te. Guarda, c'è ancora
Io vado a fare usato, ma lei ci minchia, basta la ragazza a me. Allora poco che sentite, dove chiama dalla macchina? Dopo ci mandiamo a quello locale che aveva fatto vedere passando per la strada prima. Ok, ok. Allora che ne dici, Gino? Non lo so, ragazzi, non lo so. Dai, Gino, meglio in quattro che in due. Se qua il pomeriggio te è un lavoretto tranquillo. Che cazzo di problemi vuoi che ci siano? Io e Cicci ci mettiamo buoni buoni là dietro con tutte le spalle, non è vero, Cicci? Ragazzi, l'ultima parola sta a Tony. È lui che c'ha la decisione finale. Io al limite ci posso mettere una buona parola. Io la posso ripetere e ripetere ancora. E ancora un'altra volta, la posso anche convincere. Però io non mi assicuro niente. È lui che deve decidere e a lui sta la decisione finale. E poi francamente non vorrei urtare la sua scelta blatata d'onore. Lui è appena tornato dall'America, forse non è stata abituata a questa libertà che ci usiamo a pigliare noi in Italia. E poi io francamente già sto abbastanza figliati. Quando ero fanciullo parlavo da fanciullo e da fanciullo ragionavo. Ora che sono uomo ho dismesso le cose da fanciullo. San Paolo, prima epistola ai Corinzi. Addio, Bill. Ci vediamo, fratello. Come no? All'inferno. Ciao, Gino. Ciao fratello, come va? Bene? Hai visto che picchiacchine stanno stasera? Ciao bella. Senti, che ce ne state partendo? Ma ti vedo un poco triste. Ma tu ancora stai pensando a quell'irlandese? Già. Certo che pure tu quando ti metti una capa tosta proprio. Senti, io adesso me ne vado a fare un giro da sopra. Casomai ci vediamo dopo qua. Ma ti rendi conto? Non posso mica andarci a letto subito? Ci sono uscita un paio di volte, un attimo, calma. Guarda, ha fatto una faccia da cane bastonato, incredibile. Comunque, guarda, non ci sono più uomini con le palle. Immagino. Guarda chi c'è, Gino! Chi è? È tipo interessante. Ciao, belle, come va? Bene. Ciao. Anna, Gino from New York City. Molto piacere, Gino. Ma from New York City? Ma cosa fai lì di bello? Faccio star del crimine organizzato. E da detta. Usando! È vero! E tu che fai qua? Beh, io ti ballo. Balli? Sì! E bene anche! Allora balliamo! Si potrebbe anche fare, perché no, scusa? Ok, a dopo Elena, ciao! Ciao Tony! Ragazze? Noi volevamo chiederti una cosa, Poi decidi tu. Abbiamo parlato con Gino, abbiamo sentito che c'è una grossa storia, un buon affare. E sempre che a te non dispiace, noi saremmo molto felici di darti una mano. Non è vero, Cicci? Proprio così. Siete veloci. Veloci? Di gambe. Ma stai scherzando? Guarda che io e Cicci qui siamo come due fulmini. Allora fate una cosa. Andate qua giù al bar all'angolo e prendetevi un pacchetto di mango. Destination, a little up the road from the habitations of the towns we know.
A place we saw the lights turn low. The jigsaw jazz in the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts. Two turntables and a microphone. Bottles and cans and just clap your hands. Or just clap your hands. Where's that? Off the side of the road with the elevator bones and you with flash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast, let the man get loose. Va di ballare? Con te? Piuttosto mi picco. About those who swing both ways, ACDCs. Let's make it out, baby. L'altra sera mi ha fatto una poca tarda perché veramente ogni sera qua c'è stanno cazzo da fare, puttano ogni sera. Ha telefonato papà. Sì. Ah. Il nostro uomo arriva stasera. Miglia donna, che sta una notizia? Finalmente una poca d'azione, ma stavo veramente rompendo i coglioni senza fare niente, con questa attività continua. Cosa è sta storia di Staglioglio? Staglioglio? I tuoi due compari. Cioè. Ah, Ciccellè. Mi ha chiesto di entrare nell'affare. Ma è possibile che non riesci a tenere a freno quel cazzo di lingua, no? Tony, ragazzi, sono affidati, ma sono persone veramente affidabili, Tony. E dopo, papà, lui telefona e dice va tutto ok, ma lì che siamo a Brooklyn, Tony, tu pare che siamo a Brooklyn. Se qua qualcosa dovesse andare assorto, due ragazzi possono far comodo, veramente.
E poi guarda, fossero pure Gianni e Pinotto, Tony. L'importante è quando tu lo puoi fidare in questo mestiere. Okay, da okay, falli venire, ma niente casini, d'accordo? Comando io. Tony, tu comandi e loro eseguono. Poi li vado a chiamare, li vado a mattina. Non ti preoccupare che fila tutto liscio, Tony. Ci vediamo dopo, non ti preoccupare. Com'è questo CD? Bello, direi. Hai visto il mio vecchio? Sono giù da basso. Dani, Dani, Frigian, Dani, The King of New York, Man, The King of New York. Dani, Dani, Frigian, Dani, Lani, Dani, Lani, Lani, Dani, Frigian, Dani, The King of New York, Man, The King of New York. Hello, guys. Ciao, Gino. Ciao, ciao, Gino. Buona notizia ragazzi, il grande capo ha detto sì, sarete di nostri. Dai, grande! Figata! E se non comporterete bene, non ho dubbio, questo, alla fine questa storia lo porto con me a New York. Cazzo, questo sarebbe il massimo, eh? Questo comunque sarebbe... ci vediamo stasera a casa mia. La saluto, mi raccomando, eh? Cici, New York, Cici! Limousine, basta con queste menate, questa vita di merda qua, aragoste, idromassaggi, di tutto, capito Cici? New York, il massimo. E fighe, fighe? Fighe, a vagoni Cici, a vagoni fighe! Sembra in regola. Lo è, firmato dal giudice Scagnetti in persona. Qui ci sono tutte le istruzioni per la tua sanzione. Con questo ti puoi collegare direttamente con il capo. Il numero nella busta. Questo è il tuo strumento preferito. E questo è il bersaglio. Cos'è, uno scherzo? Nessuno scherzo. Puoi chiedere conferma. Non ci sono errori, Yarka. È lui bersaglio. Ci sei? Minchia, ma non andrà su una tagata. Non state pregando un cazzo su. Dai Cicci, molla questa carta, che chiudo non se ne parla più. Come te pareva, eh? Trita ragazzi. Cazzo Mario, era un semplice ragazzi. Potevi chiudere o no? Vaffanculo, giuro di se lasci i soldi per le sigarette almeno. Solo per la nazionale, Gino. Ma me che devi cattire, tu mi lasci i soldi, che nazionale? Ragazzi, faccio una pausa. Ho smesso dopo me. Ragazzi, guardate qua un attimo. Negri per televisione, sempre negri. Ultimamente la televisione è piena di negri. Nessuno cambia canale e ancora negri. Ma non sembra. Come non sembra, Cicci? Te la televisione non la guardi mai. Ma se la vedo sempre. E che devo guardare? Tu la vedi la televisione, ma non la guardi, a parte il porno che ti presto io. E poi ti dici, ma che cazzo vuoi da me? Ti ringrazio questa musica rap del cazzo. Guarda qua. Musica rap, sempre nei, che cazzo è che hanno da dire? Mi sa una cosa che dicono i neri, il bimbo ha fatto scopare. E il bianco sente un mio terrore, lo faccio un po' tanto se te lo vai. Fratello, hai mazzato un poliziotto? Mica pena hai fatto. Ok, silenzio. Cicci, spegnati tu. Gino, vai a vedere. È arrivato l'informatore! Ho detto silenzio. Come non detto Tony, eh? Sono nuovo che aspettavate. Entra. Siamo qui per conto di chi sapete. Domani effettuerete uno scambio. Consegnerete questa valigetta
e ne ritirerete un'altra. Qui dentro ci sono tutte le informazioni su dove, come e quando. Ma che c'è stata la stava di gente? Non è di vostra competenza. La chiave che la apre è in possesso di quelli a cui la darete. E quella che apre e quella che riceverete ce l'ho io. Vado io stesso, domani, qui, a riprenderla. Chi sono questa gente? Non è di vostra competenza. Stiamo un po' a sentire, ma è un fatto che da sta storia ci vogliono pure ammazzare è da nostra competenza? O manca che sia da nostra competenza? Non fate cazzate e filerà tutto liscio. C'è nient'altro che dovremmo sapere? Questo è tutto. Tutto a posto? Beh, sono le carte. C'è che belle carte! Ma sono appena fatte! Ma sì, c'è belle carte! Le carte. Beretta 9 mm, doppia azione. Caricatore bifilare, 15 colpi più uno in canna. Doppia sicura, insomma, un'arma che non ha bisogno di presentazioni. Avete per caso visto una vecchia nel giardino accanto al mio? No? Quella maledetta puttana. Se ne sta tutto il giorno a spiarmi. È la quarta volta che faccio bonificare la casa, ma con quella strega in giro non c'è da fidarsi. No, non l'abbiamo vista, tra l'altro. Viene meglio così. Allora, cos'altro abbiamo qui? Colt Python, 4 pollici, 357 magnum. Elevata potenza di fuoco, paragonabile solo al sinistro di Gigi Riva. Walther, PPK, calibro 7,65. Piccola, ma estremamente pericolosa se usata con abilità e scaltrezza. Perfetta per Cici, eh. Ehi, ma non è che per caso avete visto un siamese nel mio giardino? No, è il gatto della vecchia. Ho una teoria. La vecchia ha un figlio. Studiava medicina all'università. Poi è stato espulso, faceva non so che strani esperimenti. Ora vive con la madre. Tutto il giorno chiuso in uno scantinato, dove sembra abbia allestito un piccolo laboratorio. Io ho un sospetto, per non dire la certezza, che quella specie di Frankenstein abbia aperto il cranio del gatto, gli abbia inserito un microchip nel nervo ottico, il quale manda un segnale video su una frequenza d'onda captabile da un monitor controllato dalla vecchia. Risultato? Anche il gatto mi spia. Senta Raffo, ho capito che è un problema non indifferente, però noi volessimo concludere l'affare. Più che giusto, Gino, più che giusto. Allora, sono 7,714 per le Beretta, 600 per la Colt, 2,50 per la PPK, fanno 2,250. Facciamo due testoni di tutto. Le cartucce sono in omaggio, nella borsa. Pagalo. Vi serve qualcos'altro, ragazzi? Che ne so, un cannoncino da 20, dell'esplosivo, del C4. Ragazzi, se mi fate fuori la vecchia, vi regalo una lancia termica. Tornate a trovarmi. Sempre originale tu. E che te credo? Leo.
Chi sei pacifico? Questi pistoli stanno a sicuro come ve l'ho date. Per il momento lasciatela così. Queste sparano un piombo, no acqua, eh? Vuol dico. Ah, volevo dirvi ragazzi che andiamo a mangiare fuori questa sera. Cicci, lo sai qual è la prima cosa che mi compro quando siamo a New York? Un cavallo, Cicci, un cavallo. Tony, ma sonno che quando torna a casa papà prepara una grande festa per me. Ma lo sento proprio. Non è più tempo. Si ripiglia il prodigo. Che le metta lei, di più a cui, ok? Tenga lei. I dali non va a quello, non c'è una settimana. I ciometta non può essere. Voi due rimanete qui, Gino, esci con me. Farmazza a fare, qua viene. Cristo santo, questo è andato! Tony, cosa facciamo? Prendete la macchina, sparite di...
adesso? Che facciamo? Che si fa? Qualcosa succederà, Cicci. Qualcosa succederà. Dove pensi di andare, Yarick? Tony! Questa sì che è una sorpresa. Pensavo ti fossi ritirata e invece solamente hai cambiato squadra. Aspetta, aspetta. Ma se mi uccidi, non saprai chi veramente ha ordinato la morte di tuo fratello. Penso che Stagliano ti abbia pagato bene, no? No, non è stato lui. E nemmeno i cinesi c'entrano. Aspetta. Ah no, e chi allora? Se te lo dico... Non ti ucciderò. Ho la tua parola. Hai la mia parola. Tuo padre. Ma che cazzo stai dicendo? Non so perché, ma in cambio mi ha dato l'affidamento di mio figlio. Aspetta, toh. Leggi questa. Scagnetti. Sto dicendo la verità, non è uno dei giudici di tuo padre. Non ti ho ucciso, Yarick. Ti ho solamente perforato la mano, spappolato un ginocchio e frantumato una spalla. Ma se sei così in gamba come dicono, magari te la cavi. Tony! Maledetto figlio di puttana! Gino è morto, pa. Lo so che è morto, lo so. Ma non ti preoccupare, lo vendicheremo. Due dì ancora insieme. Li faremo tutti morti, quei figli di puttana bastardi. Cosa vuoi dirmi? Che non me ne posso più andare? Che una volta nella famiglia è sempre e solo della famiglia? Non è così, pa. Ma perché che c'entra? Che vuol dire così? Scagnetti, che c'entra? Scagnetti, non sei tu che lo controlli. Non sta perfino Yarick. Quella cagna, quella brutta troia, è già morta. È già morta, Gilda. Non so se è morta, pa. Ma faresti meglio a preoccuparti per te. Che fai? Fermo, Tony! Sal, mettila via. Non ti preoccupare. T'ho detto, mettila giù. Vattene, vattene, lasciaci soli. E allora, spara. Che fai? Mi guardi negli occhi? Spara. L'ho dovuto fare. Stagliano, dopo la morte del nipote, l'ha messa dura. Capito? Sarebbe successa una guerra tra famiglie, si sarebbe aperta una faida, fiumi di sangue sarebbero scorsi, capisci o no? L'ho dovuto fare. E così hai sacrificato Gino servendoti di me? Se non l'avessi fatto io, Tony, l'avrebbero fatto loro, non lo capisci questo, no? Gino era tuo figlio! Ma che credi che non lo sappia io che era mio figlio? Thank you.
Che fai? Ah, spara. Dai, coraggio. Dai, sparami. Spara a tuo padre. Bang. Bang. Ma dove va? Non te ne puoi andare, Tony! Guardami! Ora vai, Tony, vieni qua! Ti cercheranno! Lo capisci? Ti cercheranno! Finish.